Se qualcuno pensa che governare il Regno di Spagna possa essere difficile, beh, non ha idea di che cosa voglia dire dover proteggere le anime del suo popolo. Lui lo sapeva bene, sapeva che il suo compito non era facile. Era stato nominato inquisitore generale dal re e dalla regina in persona nell'anno Domini 1483. E da allora si era dedicato al suo dovere con tutta la forza della propria fede. Fin da quando la sua missione era iniziata, l'inquisitore aveva esercitato il suo dovere con il pugno di ferro, espropriando beni e condannando infedeli ed eretici, streghe e peccatori. Lo aveva fatto con fermezza, senza lasciarsi impietosire da suppliche o menzogne, né sviare da qualsiasi dubbio o incertezza. La sua ascesa era stata rapida ed inesorabile. Ma il potere acquisito ancora a lui non bastava. Ne voleva di più, molto di più. Solo così avrebbe potuto adempiere fino in fondo alla sua sacra missione e proteggere la vera fede. Poi, però, erano stati trovati i corpi. Il primo lo avevano rinvenuto al centro di Saragozza in una notte di novilunio. Completamente nudo, l'uomo era stato crocifisso ad una parete e squarciato con un taglionetto che andava dalla gola all'inguine. Le viscere erano riverse a terra. Gli occhi, la lingua, i genitali gli erano stati estirpati e sulla pelle delle braccia e delle gambe erano incisi simboli pagani. Quando ne era stato informato, l'inquisitore aveva subito intuito che c'era qualcosa di malvagio all'opera. Un essere blasfemo che stava compiendo un macabro rituale per il suo padrone demoniaco. Con il ritrovamento del secondo e del terzo cadavere a distanza di pochi giorni, il panico non fece che crescere tra il popolo. Cominciarono a girare voci e presto l'operato stesso della Santa Inquisizione venne messo in discussione. La cosa peggiore per l'inquisitore, però, era che qualcuno all'interno del Sacro Ordine aveva iniziato a mettere in dubbio anche la sua dedizione. E questo non poteva permetterlo. Non avrebbe lasciato che la sua missione venisse minata solo perché uomini invidiosi e meno devoti volevano cogliere l'occasione per sbarazzarsi di lui. Aveva quindi impiegato tutte le sue risorse e le sue energie per dare la caccia al mostro responsabile di quei riti sacrileghi. Aveva sguinzagliato tutti i familiares a sua disposizione per raccogliere testimonianze e delazioni e inviato tutti gli uomini possibili a setacciare casa per casa le zone dove erano stati compiuti gli assassini. Fu una denuncia anonima, però, ad attirare la sua attenzione. Riguardava Isabella Ruiz, una ragazza che lavorava come sguattera in una locanda poco distante dal luogo dove era stato trovato il primo corpo. A preoccupare maggiormente l'inquisitore fu la descrizione che facevano di quella ragazza. Di una bellezza straordinaria, arrivata da poco in città. A quanto sembrava viveva da sola, senza famiglia né marito, e nessuno l'aveva mai vista frequentare la chiesa durante i riti religiosi. Inoltre sapeva leggere e sembrava dotata di una intelligenza inusuale per una donna. Beh, quella denuncia doveva essere verificata e l'inquisitore decise, suo malgrado, di farlo di persona. Vestito di abiti umili, sporco, scarmigliato, per potersi mescolare con la gente comune, l'uomo entrò nella locanda dove lavorava la giovane. Appena varcata la soglia, si fermò per un attimo, arricciando il naso.
Detestava quella puzza, l'odore di sudiciume e degrado che aleggia dove si assembrano quei miserabili, quegli esseri dannati e corrotti. Un uomo grassoccio e dai capelli unti lo accompagnò fino ad una sala dal pavimento appiccicoso, illuminata da un ampio camino. Si sedette su una panca, a uno dei pochi tavoli rimasti ancora vuoti, e ordinò da bere. Gli portarono una brodaglia amara che era ben lontana dal potersi chiamare vino. Non seppe dire per quanto tempo fu costretto a rimanere lì, in preda al disgusto e allo spregio per la miseria umana che lo circondava. A un certo punto, alle sue spalle, degli uomini palesemente ubriachi iniziarono ad intonare dei canti osceni. Uno di loro emise un rutto sonoro per poi vomitare a terra. L'inquisitore era sul punto di alzarsi e andarsene, troppo disgustato per sopportare ancora tutto quello, quando vide Isabella. La ragazza uscì dalla porta della cucina portando con sé uno straccio e un pesante secchio d'acqua. Era alta, vestita di un abito in tela grezza che non riusciva a nascondere il corpo dalle curve armoniose. Teneva la testa china e il volto era in parte nascosto da una folta chioma di capelli bruni. C'erano diverse sguattere che si aggiravano per la sala, ma solo lei sembrava catturare l'attenzione con la sua sola presenza. La giovane si mise a pulire il sudiciume dal pavimento, bersagliata dai commenti volgari degli uomini intorno a lei. All'improvviso, uno di loro svuotò il suo calice tutto d'un fiato e poi allungò una mano verso il sedere della ragazza. Fu un attimo. Isabella alzò la testa di scatto, rivolgendo al cliente uno sguardo di fuoco che lo paralizzò, spingendolo a fermare la mano un attimo prima di toccarla. L'uomo iniziò a tremare, poi ritirò il braccio, si morse il labbro inferiore e tornò a sedersi con i suoi compagni. L'inquisitore aveva assistito alla scena incredulo, aveva fissato gli occhi verdi di quella donna, la sua sfrontatezza e il potere che per un attimo era riuscito a paralizzare perfino lui. Si alzò di scatto e lasciò la locanda in preda ad un forte turbamento. Era lei, la strega a servizio del diavolo, in persona. Passò tutta la notte in preda all'angoscia, tormentato dal pensiero di quella maledetta. La sua ansia si placò solo il mattino dopo, quando si recò di persona ad arrestarla, facendola trascinare via dai suoi uomini. Per tutto il tragitto fino alle prigioni, Isabella non fece che gemere e supplicare come un cucciolo bastonato. L'inquisitore rimase impassibile, cavalcando dietro al carro in cui la tenevano. Nella sua testa continuava a vedere la strega così come l'aveva scorta la sera prima, così diversa da quell'essere debole e tremante che si era ritrovato davanti alla cattura. L'essere che lui aveva visto aveva il fuoco dell'inferno dentro. Era posseduta da esso e lui lo avrebbe sradicato da lei e dal mondo a qualunque costo. Aveva solo bisogno che lei confessasse. Una confessione e avrebbe stirpato il fuoco con il fuoco. Quando raggiunsero le segrete, il corpo della strega era scosso da tremiti incontrollati. Per prima cosa i suoi soldati la trascinarono in una stanza spoglia e umida con due accessi, quello delle scale da cui erano scesi e quello che dava su un lungo corridoio attraverso il quale si intravedevano le sbarre di numerose prigioni. Dopo aver ripetuto le accuse contro di lei, l'inquisitore si chinò e le afferrò il mento, costringendola a guardarlo. «Confessi i tuoi peccati, strega!» La giovane iniziò a tremare ancora più forte.
Io sono innocente. Lo giuro. Il viso dell'inquisitore si riempì di disprezzo. Vedremo se ce l'hai ancora, un'anima. Disse per poi alzarsi. Portatela alla sedia. Le due guardie ghignarono. Quando la sollevarono per le braccia, la ragazza cominciò a scalciare e a dimenarsi. Vi prego, monsignore, ci deve essere stato un errore. Io non ho fatto nulla. La trascinarono fino alla fine del corridoio, fermandosi davanti ad una porta di ferro grezzo alla fine di esso. La porta era custodita da una terza guardia che la spalancò non appena li vide arrivare. L'inquisitore li osservò per un attimo mentre sparivano oltre la soglia, poi li seguì. Entrò in una sala illuminata da numerose fiaccole e ampi bracieri, piena di tavoli e strumenti in metallo. Isabella si era immobilizzata e aveva iniziato a fissare gli strumenti che aveva davanti con occhi sgranati. La sua bocca si apriva e chiudeva, incapace di pronunciare la minima parola. Procedete. Mentre i due soldati la sollevavano, il terzo le strappò la veste, lasciandola completamente nuda. L'inquisitore rimase per un attimo ammaliato dalla bellezza della sua pelle candida, di quel corpo morbido e perfetto che prometteva solo piaceri peccaminosi. Quando si accorse dello sguardo lascivo delle tre guardie, però, si fece avanti. Che nessuno di voi si azzardi a toccarla. Dobbiamo estirpare il male, non lasciarci contaminare da esso. I tre sembrarono per un attimo delusi. Poi però si affrettarono a legare la ragazza ad una poltrona di ferro. Lei urlò e pianse, supplicando, mentre le punte acuminate che spuntavano dal sedile, dallo schienale, dai braccioli, le si conficcavano nella carne. Provò a dimenarsi, ma più si muoveva, più si rendeva conto che il dolore aumentava. Rimase così, immobile, cercando di caricare il meno possibile il peso del proprio corpo sugli spuntoni aguzzi. «Confessi i tuoi peccati?» ripeté l'inquisitore. Lei alzò il viso, rigato dalle lacrime. «Io non ho fatto nulla!» L'uomo le rivolse ancora uno sguardo pieno di disgusto, poi le diede le spalle. Diamole una notte, per pensare. Si allontanò, seguito a passo svelto dai suoi sgherri che si richiusero la porta alle spalle senza quasi degnarla di uno sguardo. Quando il giorno dopo l'inquisitore tornò nella sala degli interrogatori, trovò Isabella immobile, con lo sguardo fisso nel vuoto. La sedia era macchiata dal sangue colato laddove gli aghi si erano conficcati più in profondità, e c'era una puzza di urina nell'aria che si andava a mischiare a quello già presente di muffa e umidità. La giovane alzò gli occhi, gonfi, verso di lui. Vi prego, monsignore, ci deve essere stato un errore. Io non ho fatto nulla. L'uomo rimase a fissarla per un attimo. Prendete la morsa. Le guardie si affrettarono ad obbedire e fissare sulla testa della ragazza un casco agganciato ad un piccolo torchio. «Dimmi, strega, hai finalmente deciso di confessare i tuoi crimini?» Lei deglutì, a vuoto, leccandosi le labbra secche per la sete. A quelle parole uno dei soldati strinse il torchio e Isabella iniziò ad urlare, sentendo le ossa del cranio scricchiolare per la stretta della morsa. L'inquisitore fece fermare le guardie e poi ripeté la sua domanda, provando un brivido di eccitazione quando lei, prima, iniziò a supplicare, poi, di nuovo a gridare nel momento in cui i suoi uomini ripresero a stringere. Si riempì le orecchie dei suoi lamenti, godendo delle sue lacrime e della sua sofferenza. «Fermi!»
ordinò di nuovo, quando negli occhi della donna cominciarono a spiccare numerose vene rossastre. «Se non vuoi confessare...» disse, voltandosi e accarezzando con la punta delle dita una lunga serie di pinze e attrezzi in metallo appoggiati su un tavolo di legno mezzo marcio. «Dovremo procedere con altro!» Quasi non si rese conto del ghigno che gli stava distorcendo il viso. «Lasciatemi da solo con lei!» ordinò ai suoi uomini, poi, non appena questi uscirono, tornò ad osservare ciò che restava della giovane. «Ora basta, strega! Giuro che ti farò confessare prima che sorga il sole di domani!» L'essere che venne trascinato in piazza aveva ormai ben poco della bellissima ragazza che era stata un tempo. I lunghi capelli erano un groviglio informe di sangue e sporcizia. La pelle candida era piena di lividi e tagli grondanti sangue. La pelle delle braccia e delle gambe le era stata strappata via e al posto dei seni aveva due ammassi di carne viva esposta. Mia! Mia! No! 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 Continuava a farfugliare mentre gli occhi, ai quali erano state asportate le palpebre, erano fissi sulla pira davanti a lei. Una mela marcia la centrò in pieno viso, imbrattandole la pelle con una poltiglia nerastra sulla quale si dimenavano piccoli vermi bianchi. Subito dopo venne investita da una pioggia di sassi e marciume, mentre la gente intorno a lei urlava e le sputava addosso, dandole della strega. Quando la legarono al palo posto al centro della pira, l'inquisitore si fece avanti. «Isabella Ruiz, sei stata accusata di omicidio e stregoneria, crimini per i quali tu stessa hai confessato». Provò un moto di soddisfazione nel pronunciare la sentenza. Era da tanto che aspettava quel momento, il momento del suo trionfo. Lei scosse la testa, fissando gli uomini con le fiaccole in mano intorno a lei. I suoi gemiti si trasformarono in urla strazianti quando il fuoco crebbe, arrivando a lambirle i piedi. In quel momento, nella sua mente, l'inquisitore ricordò con un brivido di eccitazione quello che era successo la sera prima. Dopo che i soldati se ne erano andati, aveva proceduto ad interrogare la strega fino al tramonto. «Il fatto che tu sia ancora viva è una prova inconfutabile della tua colpevolezza», disse. «Ma se non firmi una confessione, sarò costretto a continuare e non sarò più così delicato». Le si avvicinò scostandole una ciocca di capelli dal volto insanguinato. Dagli occhi senza palpebre, il sangue le colava sulle guance, simile ad una scia di lacrime rosse. «Vuoi confessare?» Lei fece un cenno di assenso col capo. Afferrò con fatica la piuma che lui le porse, per poi tracciare un segno sulla pergamena sulla quale era riportata la sua confessione. «Hai fatto bene, ragazza. Ora la tua anima sarà salva». Quando l'uomo la ripose in una tasca interna della tunica, però, l'ultima cosa che si aspettava di sentire era la risata della donna. Una risata acuta e stridula che risuonò a lungo nell'aria. Sgranò gli occhi nel vederla strappare i legacci di cuoio che la tenevano legata e alzarsi barcollando verso di lui con un sorriso crudele. «Finalmente siamo rimasti soli»,
disse la ragazza con la voce carica di una sicurezza ed una sensualità che cozzavano con il suo aspetto devastato. Nonostante le torture subite, si muoveva con grazia e sicurezza. L'uomo provò ad urlare, ma era come se una morsa invisibile gli stesse serrando la gola. Pensavo che questo momento non sarebbe mai arrivato. Continuò lei, gettandogli le braccia al collo. Allontanati, strega! Cercò di allontanarla, ma la donna gli si stringeva addosso con una forza spaventosa. No, mio signore, non ho intenzione di farlo. Voglio starti vicino, molto vicino. Quando lei poggiò le labbra sulle sue, l'inquisitore sentì una scossa violenta. Ci fu un attimo di buio, poi sentì tutto il corpo cedere. Cadde a terra, rimanendo per un attimo a fissare il pavimento lurido, poi si guardò le mani. Mani insanguinate, esili e delicate. Mani di donna. Gli occhi cominciarono a bruciargli, ma si accorse di non poter sbattere le palpebre. Poi arrivò il dolore, una sofferenza straziante che pervadeva ogni fibra del suo essere. Urlò con tutto il fiato che aveva in corpo, ma la sua voce era esile, debole come tutto il suo corpo. A fatica l'uomo alzò la testa. Per un attimo pregò di morire nel vedere il suo corpo fissarlo dall'alto. No, come? Come? L'inquisitore davanti a lui ghignò, chinandosi per togliergli una ciocca di capelli dal viso. Te l'ho detto, era da tanto che aspettavo questo momento, da secoli. Ero solo una creatura debole e deforme allora. Un essere condannato alla solitudine e al dolore. Poi è arrivato lui, il mio padrone. Lui mi salvò facendomi un dono, un grande dono. Mi avrebbe permesso di mutare, di scambiare il mio corpo con quello di chiunque avessi voluto. In cambio, chiedeva solo in sacrificio l'anima del nuovo corpo che avrei occupato. Hai trovato una vera strega. E questa è la mia confessione. Rise l'essere nel corpo dell'inquisitore. E a proposito di confessione, sappi che l'accordo con il mio padrone non si riduceva a questo. Lui mi ha promesso che, se fossi riuscita a offrirgli in sacrificio 1000 anime, mi avrebbe donato la vita eterna. Niente più scambio di corpi, ma una vera, eterna immortalità. E indovina un po'? Sei tu la 1000esima anima. L'inquisitore si alzò e diede le spalle alla sua vittima. Aveva impiegato anni a scegliere la persona adatta, a trovare un uomo destinato ad ottenere potere e influenza oltre ogni immaginazione. I cadaveri, la recita nella locanda, tutto era servito per arrivare a lui. Soddisfatto, aprì la porta in ferro e fece cenno alle guardie di entrare. La prigioniera ha firmato una confessione, disse poi con un ghigno, e guardò prima gli uomini, poi la donna distesa al suolo. Ha ammesso di essere la sgualdrina del demonio, e quindi che come una sgualdrina venga trattata. I tre si guardarono dapprima sbalorditi, poi pieni di sadica soddisfazione.
L'essere, che adesso era diventato inquisitore, se ne andò. Alle sue spalle sentì solo il rumore della porta che sbatteva con forza, seguito dalle risate delle guardie e dalle suppliche dell'anima che aveva preso il suo vecchio corpo. L'inquisitore tornò a fissare le fiamme del rogo, alzarsi con uno sguardo carico di devota ammirazione. «A te, mio signore, 1000 anime!» In quel momento vide un'ombra scivolare verso la pira. La vide ghermire il corpo della strega, strapparle via la pelle rimastale, lasciandola con i muscoli e la carne viva esposta. La vide affondare gli artigli nel corpo e scavare nelle viscere per poi estrarle con violenza e cibarsi di esse. Si nutrì della sua preda e, attraverso di essa, della sua essenza. E mentre il suo signore si cibava della 1000ª anima, l'inquisitore sentì scorrergli nelle vene le stesse fiamme che stavano consumando il corpo della sua vittima. Solo che non c'era dolore in quel fuoco, ma energia e potere. «Gioisci!» sussurrò. «Stai per diventare immortale, Thomas de Torquemada, e ti assicuro che da oggi nessuno dimenticherà più il tuo nome».